via Guido Rossa a Buccinasco sono finiti i lavori per la piazza. Nel mese di luglio si potrà aprirla al pubblico. Al momento la zona non è ancora accessibile perché per legge è necessario prima eseguire il collaudo tecnico-amministrativo, ma tanto basta per dichiarare completato il lavoro su un'area che in passato aveva visto l'interramento di rifiuti da parte della criminalità organizzata. Finalmente, dopo tante tribolazioni, siamo arrivati alla conclusione dei lavori per la piazza centrale del quartiere Buccinasco Più in via Guido Rossa, e nei prossimi giorni, spettati i collaudi e ottenute le certificazioni, si aprirà questa piazza. Ricordo che dal 2011, anno del fallimento di Finman S.p.A. E della condanna della stessa società per aver inquinato in collaborazione con l'Andrangheta quei terreni, quel quartiere è di fatto un cantiere dove i terreni sono in larga parte confiscati e sono di proprietà del demanio. Noi, con molta fatica, lo ripeto, siamo riusciti a spendere circa 700.000 euro per gli arredi di questa piazza, che finalmente sarà restituita alla fruizione dei cittadini, mentre per tutto il terreno da bonificare attendiamo ulteriori fondi dalla regione. Nei mesi scorsi, come è noto, è stata completata anche la bonifica delle aree verdi dove in passato soggetti legati all'Andrangheta hanno interrato dei rifiuti. L'intervento ha riguardato 7.000 dei 60.000 metri quadrati dell'area. Ora l'amministrazione comunale ha chiesto alla regione altri finanziamenti per poter proseguire la bonifica e rendere così fruibili anche altre porzioni di terreno. Abbiamo bonificato 7.000 metri quadrati, che anche questi saranno restituiti alla collettività, soprattutto con opere di forestazione urbana. Quindi aspettiamo, nei prossimi giorni c'è un incontro con la Regione Lombardia per ulteriori fondi, e quindi finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, un tunnel cominciato con gli inquinamenti dell'Andrangheta, in particolare della famiglia Barbaro, a partire dal 2004 in poi.